attraverso il Samon della zona del Biellese, oggi andiamo verso il rifugio Monte Barone e, se riusciamo, anche il Monte Barone. Come si sente Francesca? Panoramica sul Biellese, è vero, infatti si vede anche lo stabilimento di Zegna. Allora, siamo arrivati alla Ciota. E questa, da quanto abbiamo capito, era una casa forestale della Guardia Forestale, del Corpo Forestale dello Stato, poi ripreso da alcune persone che l'hanno ristrutturato e adesso è diventato un posto, un alpeggio. Bella vista. Allora, abbiamo ancora un'ora ad arrivare al rifugio e 2 ore 25 alla vetta del Monte Barone. Ce n'è ancora per un po'. Quello è il rifugio dove dobbiamo andare. Eccola là, la vetta del Monte Barone. Ricordo, caso non l'abbiate ancora fatto, di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace, fare clic sulla campanella per avere gli aggiornamenti. Sono video un po' così casalinghi, però. Non vi piace, mettete lo stesso, iscrizione, fatelo lo stesso. Ma, continuiamo. Siamo arrivati lungo tutta quella costa, siamo quasi all'alpeggio, okay. Siamo quasi al rifugio, rifugio Monte Barone. Allora, siamo al rifugio Monte Barone, adesso proseguiamo.
ancora un'oretta circa e andiamo su alla punta, alla vetta. Siamo a 1800, mancano circa 240 metri alla vetta. Il monte Mucrone, Monte Mars, Monte Rosa. Peccato per le nuvole, perché la vista qui è uno spettacolo. Si erano le montagne della Svizzera, Monte Rosa, vediamo un pezzettino di qui, si vedeva tutto l'Adamello, la zona di lì, là in fondo tutta la bassa dove si dovrebbe vedere anche il Monviso, ma purtroppo oggi non è giornata. Ecco, siamo tornati all'Alpe Ponasca, dove c'è il rifugio Monte Barone. Anche oggi pranzo con vista. Allora, lasciato il rifugio dopo aver mangiato la solita polenta, scendiamo per tornare verso le piane dove abbiamo messo la macchina. Questa volta affrontiamo un altro sentiero, il sentiero invernale. Oltre a fare, invece di fare tutto il mezza costa che abbiamo fatto l'andata, scendiamo di qua dal sentiero invernale. Il sentiero è molto bello, è tracciato bene, sembra anche fresco la tracciatura. Ci sono i paletti perché in effetti, essendo il sentiero invernale, qui si viene su anche con la neve. Vai Terranzola, proseguiamo di qua verso l'Alpe Ciota, sempre sul G1. Quasi esserci alla Ciota. Questa è la fontana della Fornita. E di acqua qui sembra che ce ne sia. Dobbiamo continuare qui. Vediamo un attimo. Allora, rifugio Ciota, 10 minuti, alla macchina mezz'ora. Siamo? Siamo arrivati alla Ciota.
siamo tornati al punto di partenza, abbiamo seguito il sentiero G8 fino all'Alto Ponasca per poi salire alla vetta del Monte Barone. Siamo tornati all'Alto Ponasca a riposo, abbiamo mangiato, al ritorno abbiamo fatto il sentiero invernale che è un G1A, poi diventa G1, totale una quindicina di chilometri con dislivello di circa poco meno di 1200. Bello, veramente bello. Ok, con questo tutto, da Max e Franci, a salute!